Gold and silver are money, everything else is credit. Ovvero, oro ed argento sono moneta, sono denaro, tutto il resto è credito. This opening quote is by JP Morgan. Actually, originally I thought that he only mentioned gold, he left out silver. But then, putting together this video, I found this picture. And since this picture has been put together by goldsilver.com, I think they decided to add silver. But these are details. <laughs> Quindi, questa massima d'apertura è di JP Morgan. Originariamente io pensavo, ho sempre saputo che lui. In questa massima ha, menzio ha sempre menzionato l'oro, ha tralasciato di menzionare l'argento, però poi nella preparazione di questa vlog entry ho rinvenuto questa foto, questa immagine creata dal sito internet goldsilver.com e quindi loro si sono <ride> premurati di aggiungere anche la parola argento, però sono dettagli. If you've been watching the content that we've been sharing through our YouTube channel, you might know by now that our main activity is real estate. We buy houses helping people. But through our personal and professional development path, we've been uh, investing, we've been allocating money into different assets, and uh, among which uh, physical precious metals. E yesterday we did sell one uh, kilobar of silver for the first time. So through today's vlog entry I'm going to share this experience. Se hai avuto modo di dedicarti al contenuto che condividiamo attraverso il nostro canale YouTube da tempo, saprai potenzialmente a questo punto che la nostra attività principale è l'investimento in immobili. Compriamo case aiutando le persone ma nel corso del nostro percorso di crescita personale e professionale abbiamo iniziato nel tempo espandendo le nostre conoscenze abbiamo iniziato ad allocare denaro anche in uh, uh, assets in uh, patrimoni in uh, non lo so in classi di investimento diverse diciamo alcune parole vengono un po' perse nella traduzione e fra queste anche l'allocazione la, di quattrini <ride> così sofisticato nella, in, metalli, nel, in metalli preziosi fisici. Ieri per la prima volta abbiamo venduto un lingotto d'argento da un chilo come questo e attraverso l'esperienza e attraverso la vlog, vlog entry odierna intendo condividere quella che è stata l'esperienza della vendita di, di questo chilo d'argento. Before getting into yesterday's experience, allow me to give you a little bit of an introduction. Prima di iniziare a parlare dell'esperienza di ieri, permettetemi di darvi una breve introduzione. Why did we start to convert some of our currency into physical precious metals? Perché abbiamo cominciato a convertire una parte della nostra Uh, della nostra moneta in metalli fisici, uh, i metalli preziosi fisici. Originally expanding our knowledge as I was saying, um, we we realize that it was necessary for us to have some uh, savings, some money that you could rely upon without touching it. Quindi Iniziando a condividere e espandere le nostre conoscenze nel settore degli investimenti, è emerso sin dall'inizio, sin dagli albori, che era fondamentale avere un quantitativo di denaro allocato come risparmio. Well, the thing that I didn't like about savings is that it's money that sits there and doesn't produce anything. And if anything, it gets to be worth less And less and less, it gets progressivamente worthless, especially during uh, the most recent years, uh, through the kind of inflation we had uh, in the most recent years. Quindi la cosa che non mi piace del denaro che vai ad allocare a risparmio è che rimane lì e diviene progressivamente meno e meno um, di valore. Si svaluta nel tempo, no? sempre più, vale sempre meno. Soprattutto a fronte della pazza inflazione che abbiamo avuto negli anni più recenti. So, on the basis of this uh, awareness, of this uh, knowledge, chatting about it with some investor friends and uh, watching videos and reading books, I realized we decided that what was um, in alignment with our beliefs, with what resonated with us was making the speculation that if we were to convert a certain amount of currency uh, methodically, regularly, into physical precious metals, the value of the precious metals that we were going to buy eventually would have been worth more would have been higher, the value would have been higher than the value of the currency. Quindi, sulla base di questa nostra percezione delle cose e uh, le conoscenze che stavamo che continuavamo ad acquisire e relazionandoci anche con degli amici investitori, siamo giunti alla conclusione che quello che aveva senso fare per noi era convertire una frazione dei nostri quattrini in metallo prezioso, speculando che in futuro il denaro avrebbe avuto un potere d'acquisto inferiore e il valore del metallo prezioso che compravamo invece sarebbe incrementato. Che poi non è il metallo prezioso che incrementa in valore, è semplicemente il denaro che svalutandosi porta a richiedere un maggiore quantitativo di denaro per acquistare lo stesso servizio e o prodotto. And this is a funny thing meaning that uh, it is not the speculation that precious physical precious metals are going to be worth more. It's simply the fact that the currency is going to be worth less and less meaning the same amount of money the same amount of uh, currency and there is difference between currency and money is that it will take more of it it will take more currency to buy the same goods and services so our speculation was that it would take more currency to buy the same amount of precious metals and we thought that there was a good way to protect our savings E quindi sulla base di questa speculazione abbiamo pensato che quella poteva essere una, fra le varie che si impiegano, una buona strategia per tutelare, per conservare, se non incrementare, il valore dei, dei nostri risparmi. We reached these conclusions on the basis of the knowledge that we've acquired through some of the books that I'm going to show you. Siamo arrivati a queste conclusioni sulla base delle conoscenze, di alcune delle conoscenze che abbiamo acquisito in parte tramite i libri che sto per presentarvi. At the very base of this personal and professional development, there is this book, The Creature from Jekyll Island alla base fondamentale nel percorso della nostra crescita personale e professionale in questo ambito appunto è la lettura di questo libro La creatura dall'isola di Jekyll This book has been suggested to us by Larry Harbold who's a fellow investor and teacher and um, extremely powerful so the island uh, of Jekyll is a real island in Georgia and that's where the meeting of the families that uh, Started the Federal Reserve to place. So, this is a book on how our current particular banking system got um, created, thought out and created. Quindi, questo è un libro che è stato ci è stato suggerito da un investitore, amico ed insegnante, Larry Harbold, um, il quale appunto che spiega, il libro spiega appunto la creatura dell'isola di Jekyll, l'isola di Jekyll è un posto reale in uh, Georgia e spiega come le famiglie che uh, hanno creato la Federal Reserve si sono riunite e come hanno ideato e poi creato nel tempo la, la banca centrale e uh, il sistema bancario particolare che uh, è alla base della nostra società contemporanea. Another important book. Uh, so, at the end of The Creature from Jekyll Island, Edward G. Griffin, the author, suggests, points out uh, other uh, books and the work of other uh, authors, uh, experts in the field. Alla fine del libro, l'autore Edward Griffin suggerisce e menziona i libri, il lavoro di altri uh, colleghi, altri autori. So, after reading that book, we came across Uh, stack silver and get gold. Quindi, dopo aver letto il libro La creatura dall'isola di Jekyll, abbiamo letto il libro Accumula l'argento e ottieni oro. And this leads me to the next point. Why did we start by acquiring silver? Why, by acquiring silver? Why did we uh, prefer silver to gold? Well, because silver is cheaper and we were broke, we couldn't afford <laughs> to buy gold. <laughs> Quindi, il titolo, no? Accumula argento e ottieni oro. Uh, mi porta poi alla spiegazione del prossimo punto. Perché abbiamo prediletto l'argento all'oro? Eh perché eravamo dei poveracci, non avevamo i soldi per comprare l'oro l'argento è molto più economico dell'oro: un'oncia d'argento costa molto meno di un'oncia d'oro. E quindi abbiamo iniziato applicando le conoscenze che um, acquisivamo in funzione di quelle che erano le nostre possibilità. So, we started by applying the knowledge that we were gaining. Uh, based on what were our um, abilities, our possibilities because it is not the amount that counts it's the idea that counts it's the knowledge and the application of that knowledge perché come dicevo uh, in inglese menzionando le parole di Jim Rohn non è... Uh, L'importo, il quantitativo che conta, che fa la differenza nel tempo, ma è l'idea, è la conoscenza, è l'applicazione dell'idea e della conoscenza che fa la, la differenza nel tempo. So, we started by accumulating silver and over time we then uh, changed. As usual, you will find all the links to these books that we are mentioning in the description. Of this video. Of course they are affiliate links so if you want to purchase the books by supporting our channel you can do that through those links and help us out. Come al solito tutti i links per, um, ai libri per l'acquisto dei libri che menzioniamo li rinverrete nella descrizione. Sono link con affiliazione quindi se vi fa piacere comprare i libri attraverso quei link sosterrete anche il canale. A few more books worth mentioning are any and all the books by James Rickards and here they are Currency Wars, The Death of Money, The Big Drop, The New Case for Gold, The Road to Ruin, Aftermath, The New Great Depression and Sold Out. Alcuni altri libri nell'argomento che sono degni di nota sono qualunque e tutti i libri di James Rickards e qui sono Uh, I titoli che ho appena citato. Uh, this content, this kind of books also got us into in, uh, investing, into allocating money into the stock market and from then into um, uh, trading options, but we'll leave that for another time. Il contenuto di questi libri, inoltre, ci ha portato poi anche ad acquisire uh, conoscenze a proposito degli investimenti nel mercato azionario e da lì alla. Uh, to trade, come si dice in italiano? All'investimento, alla speculazione attraverso le opzioni, ma lasceremo questi argomenti per un'altra volta. Now let's talk about how to sell your physical precious metals. Quindi, ora parliamo di come vendere i metalli preziosi fisici, perlomeno qui in America. Improve your thinking by reading to improve. This video has been brought to you by us at. Real Estate Helpful Solutions. We buy houses helping people. To find out more about how we can be of help, text or call us at 727 366 6916 or send us an email at the email address you see in the photo.